la città cosmopolita. Sarò molto, molto, molto breve per lasciare subito la parola a Valeria e Matteo, ma diciamo che parlo a nome di tutti, di tutto il team, quando vi ringrazio per essere stati, diciamo, con noi sino a questo punto, che si è protratto sino ad oggi, studenti, colleghi, tutti quanti che hanno atteso sino alla fine quest'ultima data, quest'ultima puntata, chiamiamolo così, di questo seminario, del quale siamo piuttosto contenti, siamo soddisfatti, soprattutto in virtù di questa partecipazione. Quindi oggi con noi Valeria De Plano e Matteo Petracci. Spendo giusto 2 parole così per introdurre, diciamo, Valeria, che a sua volta poi farà lo stesso, e quindi Valeria è esperta di storia del colonialismo e della decolonizzazione in Italia e in Europa. Fa parte ovviamente del nostro Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali. Si occupa anche di studi di storia contemporanea in generale, ma studi di storia delle migrazioni in età contemporanea, di storia del fascismo. E poi Valeria è impegnata su più livelli che vanno anche oltre questi ambiti e vanno anche oltre l'ambito accademico. Che dire, sono numerose le esperienze internazionali di ricerca che ha portato avanti e che l'hanno poi, per nostra fortuna, riportata a Cagliari, presso appunto il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, dove continua la sua attività. Sono tanti i lavori che si potrebbero citare di Valeria, ma anche forse proprio in relazione a questa giornata, citerei 2 suoi libri che sono La Madrepatria, una terra straniera, libici, eritrei e somali nell'Italia del dopoguerra, oppure quello che, insomma, per me è un po' più, a me è piaciuto di più, anche perché forse ho prestato più attenzione, è Sardegna d'oltremare, l'emigrazione coloniale tra esperienza e memoria, che sono, insomma, ricchi di stimoli, ricchi di spunti di riflessione, non soltanto se si guarda un po' indietro, ma anche ricchi di prospettive sulla condizione attuale del nostro paese e non soltanto. Quindi, cercando appunto di far luce sull'impatto di quell'esperienza storica e di quelle storie, poi, che erano storie singolari, storie di vita, sulla vita appunto di chi partì, ma anche sulla vita di chi è rimasto nei luoghi di provenienza, quindi nelle comunità di provenienza, attraverso una ricerca ricchissima fatta di fonti diverse, di testimonianze orali, testimonianze scritte, lettere, foto, insomma, una ricerca molto, molto complessa che riguarda già complesso scenario del colonialismo italiano del secolo scorso. E poi un'altra cosa, appunto, che di recente è stata ospite, appunto, anche a Rai Storia, insieme a Michele Ponzani nel programma Storie Contemporanee sulla ricerca storica in Italia, riflettendo appunto sulla sua ricerca sulla storia e sulle storie dell'Italia postcoloniale. Ma diciamo che non, mi sono già forse dilungato troppo, che è una cosa che riesco a fare sin troppo bene, e quindi lascerei la parola a Valeria. Grazie. Grazie Gianluca, sì, ti sei dilungato troppo, nel senso che era un po' troppo quello che hai detto su di me, però sono contenta che abbia citato delle cose che secondo me sono utili per capire l'importanza dell'incontro di stasera. Una è la questione delle fotografie come fonti che ritroveremo nel percorso che ci propone Matteo Petracci tra un attimo. Quindi l'idea che le fonti storiche siano di molteplice natura, poi sono sicura che su questo discorso torneremo, sia la questione delle storie individuali, anche qui. Un'idea di storia che non nasce, che non interessa soltanto i grandi nomi, come troppo a lungo è stata la storia con la S maiuscola e come continua a essere ritenuta in moltissimi ambiti, e poi la questione del territorio, cioè il fatto che si possano fare riflessioni di ampio respiro a partire da territori. Insomma, da
dai territori, come si dice in altri ambiti, quindi non necessariamente guardando la dimensione statale, guardando ai luoghi che sono i centri di potere, ma invece guardare proprio sul terreno quali sono non solo le ricadute della storia, ma anche i motori della storia, come secondo me dimostra proprio il lavoro di Matteo. Il seminario La città cosmopolita è un seminario interdisciplinare e mi sa che questo è il primo incontro che facciamo che parte da una prospettiva di storia contemporanea. E Matteo Petracci è uno studioso dell'età contemporanea, è dottore di ricerca in storia dell'area euro-mediterranea in età contemporanea, appunto all'Università di Macerata, ora è cultore della materia all'Università di Camerino, sempre in storia. Matteo Petracci è autore di diversi articoli e diverse monografie che toccano anche tematiche differenti. Oggi partiremo dal libro che è un po' stato introdotto dal quel piccolo brano del reading Razza Partigiana, che racconta altre storie di partigiani africani, però che si connettano alla storia che ricostruisce Matteo. Questo libro si chiama Partigiani d'oltremare, vediamo se riesco. Avrei voluto portarlo, ma l'ho dimenticato a casa e quindi ho recuperato la copertina. Siamo a questo qua, se qualcuno sarà più interessato ad andare a cercarlo. Questo non è il tema di ricerca unico di Matteo, che ha scritto anche di manicomi e repressione in periodo fascista, però appunto è il tema su cui di cui sia Matteo parlerà questo pomeriggio e al quale Matteo dedica anche altri aspetti che riguardano la divulgazione. Matteo è anche guida escursionistica ambientale naturalistica nel maceratese, unisce questo suo interesse, che non vorrei sminuirlo chiamandolo interesse, insomma questa sua attività anche con l'attività storica, perché ad esempio ha anche organizzato, e credo che organizzerà, mi auguro che organizzerà, perché vorrei seguirli, dei cammini sui sentieri dei partigiani d'oltremare. Quindi la storia a questo punto non è soltanto quella che leggiamo, quella che andiamo a ricostruire con le varie tipologie di fonti che vedremo, ma si va anche a toccare con mano, visitando i luoghi. E siccome Raffaele Cattedra, che è l'organizzatore, il coordinatore del progetto da cui nasce questo seminario, un geografo, così come il geografo Gianluca Gaias che ha introdotto, secondo me questo è un bel terreno anche di confronto, perché io me ne sono accorta facendo altri tipi di lavori, andare a vedere dove succedono le cose aiuta a capirle meglio, cioè vedere che certe cose succedono in montagna e non in pianura, allora ti fa capire il perché di certi meccanismi, insomma diventa una storia tridimensionale, una cosa un po' diversa. Comunque lascio parlare a Matteo, perché anch'io, come Gianluca, è una specialità di questo dipartimento, ci dilunghiamo allegramente, quindi è davvero con molto piacere che lascio la parola a Matteo. Vi ricordo che dopo la presentazione di Matteo chiacchiereremo noi, nel senso io, Matteo, ma chiunque voglia prendere la parola, anzi siete tutti invitati a farlo con domande, curiosità, interventi, insomma cose che sono state stimolate da quello che avete sentito. Matteo, lascio a te, spengo la telecamera, ma sono qui, quindi qualunque cosa. Grazie Valeria, grazie per l'invito, grazie all'Università di Cagliari e al Dipartimento di Lingua, Letteratura e Beni Culturali. Grazie anche, come avevo accennato prima in privato, diciamo, per aver permesso questo incontro, nonostante precedentemente era stato calendarizzato prima, e ringrazio anche coloro che si sono collegati, perché
comunque per me è un'occasione di presentare il lavoro. La presentazione è stata lusinghiera e effettivamente sì, la passione che ho per il trekking, per le escursioni in montagna è stato anche uno degli elementi che mi hanno portato a ripercorrere a piedi quei sentieri fatti dalle donne e dagli uomini di cui parleremo, e confermo che anche l'anno prossimo ci saranno i cammini che abbiamo fatto anche l'anno scorso. Io intanto provo a condividere lo schermo. Riuscite a vedere la fotografia? No, non vediamo proprio la condivisione adesso. Eccoci. Riprovo, eh? Sì. Adesso? No. Se abbiamo qualcuno ancora allo schermo condiviso? Da prima? No. No, Raf. Ora sì. Un attimo di pazienza. Adesso? Ora vediamo la cartella con le foto. La foto no, però? No. Spero che adesso vada. No. Dovremmo forse tentare come abbiamo fatto prima, prendo tutte le foto, sì. Ci ho provato adesso. Adesso vedete sempre la cartella? Sì. Sempre la cartella? Niente. Che strano. Se non va, forse puoi provare a uscire e rientrare. Chiedo scusa. Ma che? No, prendiamoci tutto il tempo necessario. Insomma. Forse sì, forse si può provare comunque a uscire e rientrare. Era già capitato un'altra volta, ma insomma Teams poi quando va in sovraccarico di utenze è sempre un po' problematico. Adesso? No. Esco esco completamente dalla conversazione? Sì. Okay. E poi quando rientri facciamo il relatore. Io ne approfitto nel frattempo per non solo per colmare il silenzio, ma perché mi sono dimenticata dire una cosa. Prima di tutto che questo incontro, a differenza degli altri, non parla esplicitamente di città, è una riflessione che parte da un contesto cittadino che è quello di Napoli, ma poi in realtà si sviluppa attraverso le montagne marchigiane, quindi contesti più limitati.
L'altra questione riguarda l'idea di cosmopolitismo, l'idea di cosmopolitismo che è nel titolo, ma come abbiamo ripetuto per tutti gli incontri, è un'idea che noi come gruppo che ha pensato questo seminario siamo ben contenti di sottoporre di verificare di volta in volta nei vari contesti con i vari approcci disciplinari. Questo lo dico perché poi discutendo anche con Matteo abbiamo ragionato se sia la categoria giusta quella di cosmopolitismo per descrivere la storia che vi racconterà, poi probabilmente su questo tema ritorneremo. Ho visto Matteo. Sì, sono rientrato, se adesso per cortesia mi rimetti come organizzatore ci riproviamo. Okay. Riprovo, crociamo le dita. Adesso? Aspetta. Sì. Oh, perfetto. Vedete, ecco, la fotografia, quindi? Bene. Sì. Ok, chiedo scusa a chi ci sta ascoltando per il ritardo tecnico. Non sono molto... Vado più spesso in archivio che... non passo il tempo a studiare, diciamo, i manuali di gestione di nuove tecnologie. Allora, dicevo, grazie per la presentazione e per l'invito. La ricerca è partita da questa fotografia che vedete qui, che è conservata in un archivio di una famiglia, che è la famiglia del tenente partigiano che guidava questo gruppo, questo distaccamento che si chiamava Gruppo Roti. È una fotografia che a me è stata fatta vedere quando avevo grosso modo 20 anni da alcuni partigiani che avevano combattuto all'interno di questo gruppo, dove c'erano anche molte donne che però purtroppo nelle fotografie non compaiono. E la ricerca che ho condotto, diciamo, parte da questo momento e io mi sono portato dietro questa fotografia realmente per circa 15 anni, fino a quando poi dopo il dottorato, dopo altri studi, ho deciso di diciamo approfondire la storia di questa fotografia e soprattutto la storia delle donne e degli uomini, anche se le donne, come dicevo, in questa foto non ci sono, ma che componevano questo gruppo partigiano e quindi che sono ritratti anche nella foto. Questo perché sin dalla prima volta che l'avevo vista, questa fotografia aveva innescato in me alcune domande. La prima, ovviamente, trattandosi di un gruppo partigiano, la prima domanda riguardava le motivazioni che hanno spinto dei partigiani a scattarsi delle fotografie. Questa foto è databile, poi dopo vedremo come sono riuscito a datarla, ma è databile, è una fotografia che è stata scattata nei primi giorni del novembre del 1943. Questo territorio che si trovava tra la linea Gustav e la linea Gotica è stato liberato nell'estate del 44, il che significa che questa fotografia è stata scattata nel mezzo dell'occupazione nazista e qualcuno, oltre a prendersi la briga di scattare una fotografia, si è preso anche la briga di nasconderla e l'ha nascosta per circa 8 mesi, assumendosi il rischio di venire torturato e poi ucciso nel caso di una perquisizione o di un rastrellamento dei nazisti e dei fascisti che avesse portato al rinvenimento di questa fotografia. Ma oltre queste domande, la prima domanda che mi sono fatto sin da allora ovviamente è data dalla composizione cromatica della fotografia, perché come ben visibile la prima persona in piedi a destra e altre due persone al centro sono uomini provenienti dall'Africa e sono ben visibili per il colore nero della loro pelle e sin dall'inizio mi sono sempre chiesto come mai nel novembre del 1943 come era stato possibile che nel novembre del 1943 qui nelle Marche, in un posto abbastanza distante da tutto, come diciamo noi marchigiani, fossero finiti dei giovani uomini
africani. Per poter rispondere a questa prima domanda, alle altre due risponderò più avanti, proverò a rispondere più avanti, però per rispondere a questa domanda, alle motivazioni che avevano portato questi africani nelle Marche, bisogna fare un salto indietro e tornare alla proclamazione dell'impero. Questa foto l'ho presa da Wikimedia Commons. E come sapete benissimo, il colonialismo italiano comincia nel periodo dell'Italia liberale con l'occupazione dell'Eritrea, poi della Somalia italiana, la Libia, e fino a quando, dopo la marcia su Roma, obiettivo del fascismo è estendere ulteriormente i territori sottoposti a dominio coloniale italiano. Nel 1935 c'è l'invasione dell'Etiopia, nel 1936 viene proclamato l'impero, e a quel punto nella mente, diciamo, dei fascisti e della classe dirigente italiana di quel periodo si forma la convinzione di voler celebrare la conquista dell'impero, e si decide di organizzare una grande mostra coloniale a Napoli nel 1940. Viene scelta Napoli come, diciamo, città aperta sul Mediterraneo, quindi portatrice di una vocazione imperiale di espansione, appunto, d'oltremare, e per poter organizzare questa mostra, per mettere in scena la vita per come poteva essere vissuta nelle colonie italiane, si decide di far arrivare a Napoli per l'occasione non solo piante, animali, infiorescenze, cimeli e quant'altro potesse richiamare ai territori italiani d'oltremare, ma si decide di far arrivare anche donne, uomini e bambini in carne e ossa che avrebbero dovuto iscenare, appunto, la vita in un villaggio tipico, nei villaggi tipici delle colonie. Ora, come diciamo, dal punto di vista metodologico, come è stato possibile arrivare, mettere un punto su quale era stato diciamo, il momento di partenza di quei volti neri che abbiamo visto nella prima fotografia? Questo qui per me è stato possibile grazie, dicevo, appunto, dal punto di vista metodologico, a delle indagini bibliografiche, cioè allo studio di ricerche condotte da altri storici che all'inizio accennavano ad una presenza di donne, uomini e bambini in carne e ossa alla mostra di Napoli del 1940. E poi, leggendo il volume curato da la ricerca di Valeria De Plano, che è stata citata anche prima da Gianluca, La madre patria è una terra straniera, attraverso gli studi di Valeria e le citazioni di Valeria, che citava le fonti che avevo utilizzato presso l'archivio del Ministero degli Esteri a Roma, sono potuto arrivare ad un fondo chiamato proprio Fondo Mostra Triennale delle Terre d'Oltremare, dove ho trovato questi documenti, e da lì ho cominciato a lavorare per ricostruire le biografie delle donne e degli uomini che erano stati portati in Italia, con l'obiettivo, sempre iniziale, che mi portavo dietro, di svelare le storie di quei volti che avevo visto tanti anni fa. Si decide quindi di far venire a Napoli donne, uomini e bambini, e selezionano attraverso diverse modalità di ingaggio o attraverso la segnalazione del Ministero dell'Africa italiana, oppure attraverso l'opera di faccendieri italiani che avevano raggiunto le colonie per fare affari più o meno, diciamo, chiari. Si raggruppano circa 70 donne, uomini e bambini, e li si fanno imbarcare su dei piroscafi e li si portano a Napoli nel marzo del 1940. Li si portano a Napoli nel marzo, quindi un paio di mesi prima dell'inaugurazione della mostra, perché viene innanzitutto assegnato loro il compito di realizzare proprio fattivamente il villaggio
indigeno, dove poi sarebbero andati ad esibirsi più o meno come animali di uno zoo. Infatti c'è tutta una letteratura sugli zoo umani, per quanto la mostra triennale delle terre d'oltremare in parte si differenzia dagli zoo umani, ma gli zoo umani sono un elemento che hanno caratterizzato tutte le società colonialiste europee e occidentali, diciamo da Buffalo Bill fino all'esposizione di bambini provenienti dal Congo belga, che in Belgio è andata avanti anche negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Vengono portati a Napoli non solo civili selezionati come artigiani o contadini, perché appunto gli artigiani dovevano realizzare poi le capanne necessarie all'esibizione, ma vengono portati a Napoli anche una cinquantina di ascari, soldati appartenenti a popolazioni colonizzate che entravano nei reparti coloniali dell'esercito italiano. Vengono portati 50 ascari per scopi anche qui celebrativi. Questo gruppo era formato dallo squadrone di Cereale, quindi erano anche truppe scelte. E come vediamo nella fotografia che ritrae un documento conservato nell'archivio del Ministero degli Esteri, il capo del fascismo, Benito Mussolini, viene informato ovviamente di tutto sin dall'inizio e documento dopo documento, in questo caso ad esempio dall'assenso, il visto alla partenza dal Corno d'Africa dei civili che dovevano realizzare il villaggio. E in queste fotografie che invece mi sono state date dall'archivio della Mostra Triennale delle Terre d'Oltremare, che ancora si trova a Napoli, si vede ad esempio un ascaro che controlla i lavori di un indigeno mentre viene realizzata una capanna. In quest'altra fotografia lo stesso, qui si vede un bambino, si realizza un recinto probabilmente per animali. In quest'altra fotografia invece si vede bene come questi somali, eritrei ed etiopi innanzitutto vengono chiamati appunto per realizzare il luogo dove dovevano esibirsi. Questa foto invece è stata presa, come ho fatto in tempo a citare, dal fondo Federico Patellani, che è disponibile anche online. E Federico Patellani era un fotografo molto famoso, affermato in quel periodo, e basta digitare Federico Patellani Museo di Fotografia Contemporanea Mostra Triennale delle Terre d'Oltremare, vengono fuori tutte le fotografie. Patellani ne scattò 204 e in molte di esse sono ritratti appunto i somali, gli eritrei e gli etiopi che dovevano esibirsi. Il 9 maggio del 1940 la mostra viene inaugurata da Vittorio Emanuele III, che è il primo che in maniera anche simbolica calpesta il territorio assegnato alla mostra. E c'è anche un video disponibile su YouTube di 3 minuti che è il telegiornale dell'Istituto Luce dell'epoca, che in 3 minuti sintetizza quelli che erano gli scopi della mostra d'oltremare. Ovviamente c'è la voce di Guido Notari che squilla in maniera ostentata e celebrativa quella che era la rinnovata magnificenza dell'Italia e del fascismo italiano. È anche interessante vedere in questo video quando Vittorio Emanuele III passa in rassegna gli ascari coloniali, che come ho detto prima erano truppe dello squadrone vicereale, quindi scelti, erano tutti mediamente alti 1,90 m, e si vede Vittorio Emanuele III che passa sotto, e lì agli occhi dello spettatore, diciamo, la superiorità della razza bianca e ariana, perché ricordiamo che le leggi razziali per i sudditi africani erano già state promulgate nel 1937, poi nel 1938 arriveranno quelle contro gli ebrei, però diciamo in quelle immagini la superiorità della razza bianca ariana va un po' a scadere, per così dire. Nei primi giorni la mostra funziona come doveva funzionare, cioè dalle 8 del mattino fino alla sera. Anche questa foto che vediamo qui è stata scattata al momento dell'inaugurazione, questa l'ho tratta dall'Illustrazione Italiana, che era un giornale del periodo e che fa un numero speciale sulla mostra. E
In queste altre fotografie, lo stesso tratte dall'illustrazione italiana, andiamo un po' a vedere quali erano gli scopi, cioè perché queste donne, uomini e bambini erano state portati. Lo scopo principale era esaltare la supposta superiorità degli italiani bianchi attraverso la sottolineatura della diversità delle popolazioni colonizzate, di tutte le popolazioni colonizzate in tutti i territori dove l'Italia aveva esteso il proprio impero. Questo lo dico perché alla mostra di Napoli non c'erano soltanto somali, eritrei e etiopi provenienti dall'Africa orientale italiana, ma c'erano anche i libici, le popolazioni provenienti dal Dodecaneso, da tutti i territori. Nel sottolineare la diversità dei popoli assoggettati dall'Italia si voleva esaltare il senso di superiorità e di dominio degli italiani. E, è bene ricordare, tornando all'utilizzo delle fonti, che in quel momento, nel 1940, non era poi tanto possibile attraverso delle fotografie, come si dice oggi, rubare diciamo un'immagine, uno scatto. Erano persone che venivano fatte mettere in posa e venivano ritratte mentre utilizzavano, come si vede benissimo, lance ed archi, quindi si andava a sottolineare anche l'inferiorità tecnologica e quindi evolutiva di queste popolazioni, proprio per gli scopi che richiamavo precedentemente. In quest'altra fotografia invece si vede una ballerina all'interno di un caffè libico, questo era il padiglione dedicato alla Libia, era il cosiddetto caffè moresco, che viene fatta ballare fino sostanzialmente a denudarsi, cosa impensabile per una donna italiana in quel periodo, quantomeno pubblicare le fotografie, perché questo avrebbe fatto incappare, diciamo, nella censura, ovviamente. Però questa foto simboleggia anche l'immagine dell'Africa per come era stata costruita attraverso la letteratura coloniale, i film di carattere coloniale che venivano fatti circolare in quel periodo, ma anche precedentemente attraverso la narrativa, cioè l'immagine di un'Africa rappresentata come una donna che altro non aspettava che di essere conquistata dall'italiano bianco o dai popoli bianchi in generale. Ci ricorda questa fotografia anche come per le donne, ma in generale tutte le popolazioni coloniali, fossero considerati oggetti della storia e non soggetti della storia. Questo è importante perché la visione che si aveva di questi popoli era una visione che li voleva inferiori e quindi necessitavano della missione civilizzatrice dei bianchi per poter essere affrancati dalla loro condizione di inferiorità e per poter infine svilupparsi pienamente, anche se poi dopo nei disegni non era previsto un completo affrancamento, ad esempio per le popolazioni dell'Africa orientale italiana la scuola era prevista non oltre la quarta o la quinta elementare, proprio perché non li si voleva alfabetizzare e l'obiettivo era quello di mantenerli appunto assoggettati. Il 10 giugno del 1940 poi, come tutti sapete, scoppia, l'Italia entra nella Seconda Guerra Mondiale con la dichiarazione di guerra a Francia e Regno Unito, e a quel punto la mostra che nei programmi del fascismo sarebbe dovuta durare fino ad ottobre del 1940, quindi sei mesi, maggio-ottobre, a giugno, un mese esatto dopo l'inaugurazione, con l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, e la mostra viene immediatamente chiusa per questioni di sicurezza. E mentre i libici, le popolazioni albanesi che erano state occupate con un contingente prima, poi dopo
diciamo, erano state portate anche loro in Italia. Le popolazioni libiche e albanesi vengono imbarcate su dei piroscafi e in fretta e in furia, nelle settimane immediatamente successive l'ingresso dell'Italia in guerra, vengono riportate nei territori di provenienza. Per i somali, gli eritrei e gli etiopi, ascari e civili, donne, uomini e bambini, questo qui non era possibile, perché il canale di Suez era controllato dalla marina inglese, così come lo stretto di Gibilterra, ma sarebbe stato impensabile attraversarlo per poi circonnavigare l'Africa per riportare queste persone nei loro territori di provenienza. Quindi somali, eritrei ed etiopi sostanzialmente restano a Napoli e vengono confinati in delle baracche di legno che funzionavano come alloggi anche nel periodo di apertura della mostra d'oltremare, dove questi andavano a dormire la sera, dismessi i panni di figuranti nella mostra. E come è possibile vedere nella fotografia, spero che si veda abbastanza bene, queste baracche di legno che erano state costruite, sottolineo, per essere smantellate ad ottobre, quindi non avevano riscaldamenti, entrava l'aria, entrava il vento, il freddo. Queste baracche di legno erano circondate da filo spinato, perché ovviamente le leggi razziali, come dicevamo prima, erano in vigore e quindi non dovevano uscire. Qualche uscita rispetto al lungo periodo che hanno trascorso in queste baracche, perché ci sono rimasti per tre anni, di qualche uscita i documenti danno conto, ma sono uscite molto rare e ovviamente avvenivano solo ed esclusivamente con l'accompagnamento di militari italiani che dovevano impedire i contatti con la popolazione di Napoli. All'interno di queste baracche, somali, eritrei ed etiopi subiscono quello che cominciano a subire gli italiani nel corso della guerra: il razionamento, la fame. Cominciano a subire molto freddo durante il primo inverno, perché, come ho detto, le baracche non avevano stufe. Il primo inverno non vengono nemmeno approntate delle stufe e qualcuno di loro comincia ad ammalarsi, qualcuno muore di tubercolosi, di tifo, di altre malattie legate alle condizioni in cui vivevano. Soffrono l'inedia, perché sostanzialmente non possono fare nulla tutto il giorno, non possono lavorare, non possono circolare, e cominciano a soffrire poi progressivamente anche i bombardamenti. Di queste questioni, della loro sofferenza, noi ne veniamo a sapere grazie a lettere che somali, eritrei ed etiopi dettavano ai funzionari italiani della mostra, che poi dopo venivano spedite al Ministero dell'Africa italiana. Il fatto che dettassero delle lettere è importante, questa è una cosa che non ho detto all'inizio, che mi sono dimenticato. Questo fatto comunque è importante, perché è importante sottolineare che molti dei somali, eritrei ed etiopi conoscevano l'italiano, anzi la conoscenza, un minimo di padronanza della lingua italiana era uno degli elementi che li aveva fatti selezionare per essere portati in Italia. Gli ascari, peraltro, dovevano conoscere l'italiano al punto di poter svolgere anche il ruolo di interpreti e di traduttori con la popolazione invece civile del villaggio indigeno. In questo periodo, in questo lungo periodo di permanenza in queste baracche, nei documenti si può leggere anche di alcune proteste che la presenza di questi africani cominciano ad alimentare negli apparati dello Stato. Ad esempio, c'è una lettera del prefetto di Napoli, ma ormai arriviamo già alla metà del 1942, in cui il prefetto lamenta il fatto che, mentre la popolazione italiana è sottoposta alle restrizioni della guerra, e che c'è il razionamento, che ci sono i problemi economici e quant'altro, questi somali, eritrei ed etiopi, scrive il prefetto di Napoli, se ne stanno nelle loro baracche tutto il giorno a non fare nulla e costano ogni anno centinaia di migliaia di lire al governo italiano. E questa è un'ingiustizia, anche secondo ovviamente la visione del prefetto di Napoli, anche perché in realtà la mostra era stata pensata anche per produrre economia attraverso i biglietti, attraverso documentari
che si sarebbero dovuti girare attraverso altri tipi di lavori, come un circo sostanzialmente. Allora si decide per mettere, diciamo, un freno a queste polemiche di impiegare finalmente somali, eritrei ed etiopi, e li si impiega nel cinema, nel senso vengono ingaggiati da Cinecittà per la realizzazione di alcuni film. Questo perché, nonostante la guerra era in corso e ormai cominciavano anche i rovesci militari subiti da parte dell'esercito tedesco e di quello italiano, perché comunque erano cominciate anche le controffensive ad est dopo l'assedio di Stalingrado e di Leningrado, ma cominciava anche ad essere in corso la liberazione dell'Africa del Nord da parte degli anglo-americani. Comunque questi film continuavano ad essere prodotti. Ne sono stati girati, 7-8, e Cinecittà versava alla Mostra d'Oltremare dei compensi per l'ingaggio degli africani. E ovviamente i loro ruoli erano ruoli nello spirito della loro delle motivazioni che l'avevano portato in Italia, erano ruoli pensati per esaltare l'inferiorità delle popolazioni a cui appartenevano. E l'unico film che sono poi riuscito a trovare è questo qui, Harlem Knockout, che è stato girato alla fine del 1942, esce nelle sale all'inizio del 1943, un film che racconta una storia di pugilato, che peraltro poi è la vicenda, è la rilettura dell'incontro di Primo Carnera a New York, quando Primo Carnera perde. In realtà nel film viene detto che il pugile italiano vince, questo ovviamente non è, perché bisognava lanciare un messaggio ben preciso legato alla superiorità. E di questo film se ne è occupato uno storico del cinema che si chiama Luca Martera, cioè un documentarista che si è occupato anche di storia del cinema. E come mi ha spiegato Luca Martera, è il film che ha subito più tagli di tutti nella storia d'Italia, perché, come ho detto, è uscito all'inizio del 1943, poi ovviamente nel giro di qualche mese la distribuzione nelle sale è stata interrotta. Dopo la liberazione le truppe statunitensi l'hanno sequestrato, perché era un film di critica alla società multietnica e cosmopolita statunitense, principalmente quella di New York. Vengono tagliate le scene maggiormente incriminate di razzismo e di critica alla società statunitense, e viene rimandato nelle sale. Attualmente è disponibile su Rai Play, quindi se qualcuno vuole vederlo può vederlo, e ogni volta che vedete una scena in cui ci sono persone nere, si sta riprendendo coloro che stavano alla Mostra triennale delle Terre d'Oltremare. Dopo le riprese di Harlem, somali, eritrei ed etiopi vengono riportati a Napoli, ma già alla fine del 1942 aveva cominciato a prendere corpo l'idea di spostarli. Questo perché i bombardamenti si facevano sempre più intensi, gli anglo-americani ormai avevano cominciato ad utilizzare anche le cosiddette fortezze volanti, che permettevano di bombardare anche di giorno, perché volavano molto in alto, e delle bombe erano cadute anche nella zona delle baracche. Una era rimasta miracolosamente inesplosa. Allora si pensa che un'eventuale esplosione avrebbe potuto non solo uccidere qualcuno dei somali, degli eritrei e degli etiopi, ma avrebbe potuto favorire la fuga di altri che, nel caos provocato dallo scoppio, avrebbe potuto approfittarne per far perdere le tracce all'interno dell'area urbana di Napoli, perché le baracche si trovavano a qualche centinaio di metri di distanza dall'area urbana. E allora si decide di portarli nelle Marche. Nelle Marche perché? Perché, come altre parti dell'Italia centrale, ma non solo, le Marche erano un territorio dove erano stati costruiti nel tempo molti campi di prigionia e di internamento. Nella sola provincia di Macerata ce n'erano 33 tra campi di prigionia, di internamento e località di internamento libero.
Questo perché questo territorio è distante da vie di comunicazione, non ci sono grandi agglomerati urbani come poteva essere Napoli, e quindi si prestava a un maggior controllo e diminuiva gli eventuali rischi di fuga. La popolazione era una popolazione principalmente contadina, quindi veniva considerata pacifica e anche riluttante ad avventure, diciamo, e si decide di portarli in questa cittadina, che è la cittadina di Treia, in provincia di Macerata. Li si porta a Treia perché a Treia, non so se si riesce a vedere il cursore, in questa zona, un poco distante dal centro, c'era una villa nobiliare che aveva ospitato un campo di internamento femminile per donne appartenenti ai cosiddetti paesi nemici, polacche, inglesi, scozzesi, quindi britanniche, francesi e altre, che però questo campo di internamento femminile era stato chiuso alla fine del 1942 per segnalazioni che aveva fatto la Croce Rossa Internazionale rispetto alle condizioni assolutamente inadeguate dal punto di vista igienico e sanitario. Il nobile che aveva questa villa, che prendeva l'affitto dal Ministero dell'Interno, quando si vede venir meno, diciamo, questa entrata, perché la Croce Rossa fa spostare le internate, riesce ad attivare alcuni canali che aveva, perché proveniva da una famiglia che aveva delle ramificazioni anche a Roma, anche all'interno del Ministero, riesce a far riattivare il campo di internamento per gli africani. E gli africani quindi vengono spostati in questa villa che viene chiamata Villa Spada. Arrivano a Villa Spada in treno da Napoli a Roma, e poi da Roma a Macerata, e poi da Macerata a Treia, che è Macerata è la città capoluogo, vengono spostati a Treia in camion, e arrivano l'8 aprile del 1943. Vengono sistemati all'interno della villa, e le testimonianze che ho raccolto all'interno della cittadina, intervistando persone che ormai avevano raggiunto 90 anni, 85, 88, e che quindi al tempo avevano 13, 14, 15 anni, quindi avevano un'età che ha permesso loro di formarsi un ricordo ben preciso, attraverso l'incrocio tra la fonte orale, le testimonianze che avevo raccolto a Treia, e le fonti scritte, i documenti che avevo trovato al Ministero, nell'archivio del Ministero degli Esteri, si evince, attraverso l'incrocio di queste due fonti, che siccome Treia era una cittadina, e è ancora una cittadina molto molto piccola, le maglie della sorveglianza in un certo senso si allentano, perché probabilmente coloro che erano chiamati alla sorveglianza pensano che da Treia non sarebbe scappato via nessuno per far perdere le tracce nelle campagne, e comincia sempre con maggior frequenza ad essere permesso ai somali, agli eritrei e agli etiopi di uscire e di raggiungere il centro abitato del borgo, ovviamente sempre accompagnati da poliziotti o dai carabinieri del posto di sorveglianza, però i contatti con la popolazione si fanno più frequenti, anche per la ragione a cui avevo accennato prima, data dal fatto che molti di questi somali, eritrei ed etiopi parlavano italiano. Le persone che ho intervistato mi hanno detto che sì, ricordavano che andavano da qualche contadino a comprare qualche pecora per poterla macellare, perché i somali erano musulmani e non mangiavano carne già macellata, oppure andavano nel paese a comprare altri beni di prima necessità, perché ricevevano una minima diaria. E attraverso i contatti con la popolazione e la raccolta di informazioni vengono a sapere, questo ce lo dicono i documenti, che già nella tarda primavera, inizio estate del 1943, i rovesci militari per le forze dell'asse cominciavano a diventare sempre più evidenti. Vengono a sapere che il 25 luglio del 1943 Mussolini era stato arrestato, e soprattutto vengono a sapere dell'8 settembre, dello sfaldamento dello Stato e della fuga notturna del re e di tutti i comandi più alti militari che lascia
oltre 600.000 soldati italiani senza ordini. Vengono anche a sapere, attraverso colloqui con la popolazione, che molti dei prigionieri che erano stati sistemati in altri campi di prigionia del territorio a cui avevo accennato prima, dopo la fuga del re e lo sfaldamento dello Stato, avevano cominciato a fuggire. Fuggono inglesi da un campo vicino, fuggono le donne che prima erano state portate a Villa Spada, poi spostate alla Croce Rossa in un altro campo, fuggono dal campo che avevano raggiunto successivamente, fuggono i montenegrini, i croati e gli sloveni che si trovavano in altri campi vicini. A fronte di tutte queste informazioni, all'inizio di ottobre del 1943, tre etiopi decidono di scappare da Villa Spada e raggiungono questo massiccio montuoso dietro, che si chiama Monte Agudo. Questa è una fotografia che ho preso da un fotografo della zona, l'ho considerata importante anche perché c'erano le quote, le altezze, e questo mi aiuta a spiegare che quando i primi tre etiopi fuggono da Villa Spada, raggiungono il massiccio di Monte Agudo perché non vedevano altro, perché è molto più alto e verso, rispetto all'altezza di Treia, sul livello del mare, il Monte Agudo è molto più alto e chiudeva la vista verso nord-ovest. Raggiungono la zona di Monte Agudo perché questa qui, secondo i documenti, era la zona, diciamo, raggiunta da altri antifascisti italiani, treiesi, che dopo l'8 settembre avevano cominciato a darsi alla macchia. E proprio da questi antifascisti e dalla popolazione contadina del territorio vengono indirizzati verso questo monte che si vede dietro, fatto a cono, che è il Monte San Vicino. Vengono indirizzati verso questo monte, il Monte San Vicino, che è molto caratteristico per le Marche, ma anche per una buona parte dell'Italia centrale, perché è ben visibile anche dall'Umbria, è ben visibile anche dal Monte Feltro, quindi ai confini tra le Marche e la Toscana, perché è alto circa 1500 metri e si trova circondato da cime che non raggiungono i 1000 metri o raggiungono poco più dei 1000 metri, quindi è proprio individuabile, è visibile, è fatto a cono, come dicevo, fa da punto di riferimento. Peraltro, dal punto di vista geologico, qui faccio, tra virgolette, provo a fare la guida, è interessante anche perché è visibile il limite KT, che secondo le interpretazioni dei geologi segna, diciamo, il momento dell'impatto dell'asteroide sulla Terra che ha messo fine ai dinosauri. Comunque, tornando alla storia, raggiunto il Monte San Vicino, alle sue pendici vengono guidati dai contadini della zona e dagli antifascisti locali attraverso strade e sentieri che ospitano il cammino di cui prima parlava Valeria, vengono indirizzati verso un piccolo borgo chiamato il Borgo di Valdiola. Vanno a Valdiola perché a Valdiola viene spiegato loro che si trova un comandante partigiano che vediamo in questa fotografia, che era Mario De Panger. Mario De Panger ha una storia tutta particolare che in sé meriterebbe una ricerca e un libro. Era stato socialista sin da prima della Prima Guerra Mondiale. Poi aveva disertato perché era istriano, quindi faceva parte dell'impero austro-ungarico, ma era socialista internazionalista, quindi aveva preferito disertare. Poi alla fine, rischiando ovviamente il processo e anche la fucilazione. Poi alla fine della Prima Guerra Mondiale, con le amnistie, era ritornato alla sua vita civile, faceva il pescatore come tutta la famiglia, e con l'avvento del fascismo comincia ad essere perseguitato. Aveva 9 fratelli, dei quali 7 erano stati schedati come lui, era stato schedato anche il padre dalla polizia fascista. Subisce le politiche di italianizzazione forzata del confine orientale, subisce le purghe, le bastonature, viene inviato al confino, dal quale però riesce a scappare alla fine degli anni 20. Prima va in Austria,
poi va in Francia, poi va in Unione Sovietica, poi ritorna in Unione Sovietica, frequenta la scuola leninista, diciamo la scuola di partito per semplificare, poi torna in Francia e comincia a fare delle missioni clandestine in Italia per conto del Partito Comunista, al quale aveva aderito a partire dal 1921. E durante una di queste missioni clandestine in Italia viene fermato a Reggio Emilia con una valigia con un sottofondo pieno di documenti clandestini, viene inviato al Tribunale Speciale, processato, 11 anni di condanna. Nel 1940, esce un po' prima, nel 1940, una volta uscito, viene inviato a San Severino Marche come internato libero, insieme alla moglie che si chiamava Lina Sabaz. Mi sono soffermato sul fatto che De Panger, una volta raggiunto clandestinamente l'estero, era passato per Austria, Francia e Unione Sovietica, poi era ritornato in Francia, per dire che De Panger parlava cinque lingue, perché lui conosceva lo sloveno, perché era istriano, conosceva probabilmente anche un po' di serbo-croato, conosceva l'italiano, conosceva il tedesco, conosceva il francese e conosceva un po' anche il russo. Questo suo bagaglio culturale, oltre che politico, perché era un antifascista internazionalista, anzi prima internazionalista e poi antifascista, questo suo bagaglio culturale e politico ovviamente se l'era portato dietro, insieme alle lingue che nel corso dei 20 anni di patimenti e carcere aveva imparato. Questo elemento lo rende la persona giusta nel posto giusto, perché erano tantissimi gli stranieri che, come gli africani, erano stati indirizzati verso il Monte San Vicino, e quindi De Panger diciamo, si caratterizza subito per essere un'ottima guida, perché probabilmente, anche solo semplicemente perché con questi stranieri riusciva a parlarci o comunque riusciva a farsi capire, un elemento assolutamente non secondario se uno si trova in clandestinità. Quindi De Panger aveva dato vita a una formazione partigiana molto molto particolare, perché c'erano inglesi, c'erano sloveni, montenegrini, croati, c'erano ebrei, c'erano polacchi, c'era una famiglia di ebrei che proveniva da Praga, francesi l'ho detto, c'erano russi, e arrivano anche questi etiopi che vanno ad aumentare, diciamo, il carattere fortemente internazionalista, oltre che internazionale, anche cosmopolita potremmo dire, ma sicuramente internazionalista, del gruppo guidato da De Panger. E questi tre etiopi, quando si incontrano con De Panger, raccontano che erano stati portati a Napoli, raccontano che poi erano stati portati a Villa Spada di Treia, ma quello che probabilmente è girato più forte nelle orecchie di De Panger è che raccontano che a Villa Spada di Treia non solo c'erano altre donne e uomini africani che avrebbero potuto unirsi ai partigiani, ma soprattutto c'erano 20 fucili mitragliatori Breda e parecchie casse di munizioni. Così si decide di De Panger, i partigiani che combattevano con lui decidono di fare un'azione. Villa Spada, che distava da dove si trovavano a quel punto quasi 50 chilometri, viene raggiunta a piedi, vengono tagliati i fili del telefono, la villa è circondata, c'è un'azione, uno scontro a fuoco che si risolve in maniera favorevole per i partigiani. E le armi vengono caricate a spalla e su dei muli, e altri 9 somali ed etiopi, tra i quali anche 2 donne, decidono di unirsi ai partigiani e si rifanno indietro il percorso che li porta alle pendici del San Vicino, e lì vengono scattate queste fotografie. Alcuni, i somali, vengono fatti appoggiare presso il gruppo Rodi, che si trovava in un'abbazia benedettina, e appunto vengono scattate queste foto, probabilmente per dare testimonianza appunto anche della distribuzione o della cromatica, non solo di nazionalità, all'interno di questo gruppo. Questa è una fotografia che viene scattata, diciamo,
mentre c'è qualcuno che armeggia con delle armi, però in questa fotografia, come vedete, i tre somali si trovano un po' in disparte qui dietro il prete, che probabilmente tiene una pistola in mano, però stanno un po' in disparte. Allora si decide di farli distribuire cromaticamente a tutti, vengono fatti mettere tutti quanti in posa, distribuiti su due file, e viene scattata questa seconda foto, che, come dicevo prima, è databile per un motivo molto semplice, perché questo qui che vediamo al centro con il cappello e con i baffi, sto girando sopra con il cursore, era un maggiore dell'esercito britannico che si chiamava John Cotan, che nel 2011 ha scritto un libro di memorie in cui ha pubblicato anche altre fotografie scattate in quel periodo, e in questo libro di memorie Cotan racconta che insieme ai suoi connazionali Anthony Payne e John Fain lascia il gruppo Roti intorno al 20 novembre del 1943. Questo somalo invece, che si chiamava Aden Shire Jama, il primo in piedi a destra, è uno di quelli che, secondo i documenti, si è unito ai partigiani dopo l'attacco partigiano alla villa, a Villa Spada, che è avvenuto il 28 ottobre del 1943. Quindi la compresenza di queste persone ci dice che questa fotografia non può essere stata scattata prima del 28 ottobre e non oltre il 20 novembre del 1943. Per questo dicevo, qualcuno si è preso la briga anche di nasconderle, perché il territorio è stato liberato all'inizio dell'estate del 1944. In questa fotografia, diciamo, viene restituita dal punto di vista iconografico la caratteristica principale che, a cui ho accennato prima, del gruppo di partigiani guidato da De Panger. Per fare alcune presentazioni di questi tre inglesi ne ho parlato, cioè Gioco e suo figlio Alessandro, che invece erano due montenegrini. Alessandro ovviamente era un nome che gli era stato dato dai compagni di banda. Poi c'era Popavic, che lo stesso era montenegrino. Questo è Mohamed Raghè, un altro somalo, e Turnur. Poi c'erano italiani come Gualtiero Simonetti, c'era questo qui che vediamo, il primo tra gli accovacciati a destra, che si chiamava Douglas Davidson, che era un carrista scozzese molto molto corpulento. E poi del prete l'ho detto, Don Enrico Pocognoni, c'era questo con il basco vicino al prete che si chiamava Francesco Porcarelli, che era stato anche in Spagna, aveva raggiunto le brigate internazionali. E questa foto, dal mio punto di vista, ha conservato intatta la potenza iconografica. Potenza iconografica che secondo me è alimentata appunto dalle motivazioni che hanno spinto questi partigiani a scattare queste fotografie e a nasconderle. Per rispondere alle domande fatte all'inizio, cioè perché scattare delle foto e perché nasconderle, bisognerebbe vedere un'altra sequenza, secondo me, ma prima di vedere quest'altra sequenza bisognerebbe riflettere un attimo sulla fotografia come mezzo e come fonte. Cioè, noi oggi siamo abituati a abbiamo un approccio verso il mezzo fotografia molto diverso dalle donne e degli uomini che sono vissuti negli anni 40. Grazie allo sviluppo tecnologico noi oggi possiamo scattare anche 200 fotografie al giorno, se vogliamo. Negli anni 40 invece la fotografia rappresentava un evento molto raro. Le persone si scattavano 4-5 fotografie, forse 7 nel corso di una vita, ma il momento della fotografia era un momento importante che segnava, come posso dire, un evento di passaggio. Ci si faceva una foto per il matrimonio, per la partenza militare, per la nascita di un figlio. Erano questi momenti che venivano suggellati appunto da uno scatto fotografico, quindi si dava estrema importanza. Matteo, non so perché si è inserito il muto nel tuo microfono, mentre dicevi importanza. Ok, grazie mille Valeria. Dicevo, la fotografia era un momento... È successo di nuovo, se non sbaglio.
Adesso? Ora si sente bene. Allora, la fotografia segnava dei momenti di passaggio importanti nel corso dell'esistenza delle persone e quindi ci si metteva il vestito buono per una fotografia. Questo vale ancora oggi perché anche per quante foto noi ci possiamo fare ogni giorno, prima di pubblicarle sui vari social network andiamo a guardare l'anteprima per vedere se siamo venuti bene, perché la fotografia è il mezzo con il quale noi vogliamo parlare di noi stessi nella maniera più immediata attraverso le immagini. Per capire le motivazioni che hanno spinto questi partigiani a scattare queste foto e a nasconderle, vorrei far vedere questa sequenza. Questa fotografia è conservata nell'archivio dell'Associazione Partigiani di San Severino Marche. È una foto molto simile alla precedente, anche qui ci sono uomini distribuiti su due file, anche qui c'è un prete, Don Lino Ciarlantini, questo che vedete qui con gli occhiali, rispetto al quale mi ha raccontato questo partigiano accovacciato, il secondo a destra, che è Bruno Taborro, che ho intervistato molte volte, che stava nel gruppo di De Panger. Taborro mi ha raccontato che era il prete che si era preso la briga di scattare le foto e nasconderle. Anche qui c'è un ebreo, Mosè di Segni, questo che vedete al centro con gli occhiali, che alla sua destra ha un croato e alla sua sinistra, no scusate, alla sua destra a un russo e alla sua sinistra a un croato. Poi c'era Taborro che era italiano, c'era questo al centro che era un etiope, si chiamava Babulgu Abamagal, c'erano altri russi e c'erano altri italiani. Questa foto in realtà, come mi ha raccontato Taborro, è la seconda foto di una sequenza, perché la prima fotografia ad essere scattata è questa qui, che praticamente è la stessa fotografia con le stesse persone, lo stesso caseggiato alle spalle, con un'unica differenza, cioè il volto di Ababulgu Abamagal, il volto nero, si trova alle spalle perché Ababulgu Abamagal stava passando e quando li ha visti in posa si è fermato. A quel punto, dopo lo scatto, resisi conto che dietro di loro c'era il loro compagno, che loro chiamavano Carletto, resisi conto che dietro di loro c'era Ababulgu Abamagal, lo chiamano e lo fanno mettere in mezzo e riscattano la fotografia. Questa sequenza, questa volontà di fare un secondo scatto che comprendesse tutti, secondo me è un testamento iconografico e ci dice che queste persone avevano ben chiaro in testa quello che stavano facendo in quel momento. Queste persone stavano combattendo contro il nazismo e contro il fascismo, che erano due regimi che si erano messi come obiettivo politico il progressivo ridisegnamento dell'Europa e del mondo secondo un nuovo ordine mondiale, appunto, che prevedesse il razzismo come legge, la sopraffazione e il dominio dei popoli considerati più evoluti verso quelli considerati meno evoluti come pratica. Hitler l'aveva spiegato già nel Mein Kampf, i popoli slavi come i russi, i montenegrini, gli sloveni dovevano rappresentare il terreno di conquista coloniale della Germania nazista, dovevano essere decimati e schiavizzati e resi schiavi, mentre gli ebrei dovevano essere portati via dall'Europa. L'Europa doveva essere libera dalla presenza ebraica e i partigiani della Banda Mario, quando ovviamente gli africani dovevano essere trattati anche loro come oggetti della storia, non soggetti della storia, dovevano essere colonizzati e dominati. I partigiani di De Panger, a fronte di quello che stavano combattendo, richiamano Carletto e lo fanno sistemare sotto un ebreo e in mezzo a due russi. Io credo che questo qui sia stato proprio un atto teso a parlare con coloro che queste fotografie avrebbero poi successivamente potuto vederle. E dico che queste fotografie, perché uno la fotografia la scatta anche con l'idea che qualcun altro la vedrà nel tempo, e questo è il motivo probabilmente per cui le hanno nascoste. E dicevo, queste fotografie rappresentano un testamento iconografico anche perché diversi di coloro che sono ritratti poi sono morti durante la resistenza. Ad esempio Don Enrico Pogognoni, Turnur e Mohamed Raghe sono stati fucilati insieme il 24 marzo del 1944 durante un rastrellamento
dei nazisti e dei fascisti, e probabilmente questa è l'ultima fotografia del prete Don Enrico Bocognoni, che era animatore del gruppo Roti e fiancheggiatore della Resistenza. Carlo Abba Magal invece sarà il primo degli africani, era etiope, sarà il primo degli africani a morire. Morirà il 24 novembre del 1943 durante uno scontro a fuoco al quale aveva partecipato insieme a Mario De Panger e ad altri compagni di banda. Quindi, diciamo, anche in questo senso stiamo parlando di un testamento iconografico, oltre che di una testimonianza visiva di internazionalismo partigiano. Ora, io non andrei avanti facendo la cronologia dell'esperienza di resistenza dei somali e degli etiopi, perché sono andato anche parecchio lungo. Questo è un documento che utilizzo per diciamo, testimoniare, come fosse ben chiaro agli altri partigiani, del ruolo avuto dai loro compagni di banda somali ed etiopi, perché è un documento di Mario De Panger che attesta la partecipazione dei 8 somali ed etiopi, ai quali vanno aggiunti 3 caduti, Ababulgu Abamagal, Carletto, Mohamed Raghè e Turnur, più le 2 donne che probabilmente non avevano compiti diciamo di partigiani armati, per questo non vengono citate nel documento di riconoscimento. Vorrei soltanto citare un paio di questioni legate alla presenza dei somali e degli etiopi nel battaglione guidato da De Panger, perché diciamo, permettono di riflettere su come poi all'interno di questo gruppo partigiano, ma dei gruppi partigiani in genere, in tutta la storia della resistenza italiana e europea, diciamo, le complessità si scioglievano nella pratica. E sono anche episodi che testimoniano l'apertura di queste donne e di questi uomini, e anche l'internazionalismo partigiano a cui facevo riferimento prima. In una testimonianza, ad esempio, che ho trovato, ho letto che quando i somali arrivano all'abbazia di Roti, il prete Don Enrico Bocognoni convince i contadini della zona a non portare più da mangiare soltanto farina, pasta e qualche pezzo di carne già macellata, ma convince il prete i contadini della zona a portare su ogni tanto anche qualche pecora viva, in maniera tale che i somali potessero macellarla essi stessi secondo il metodo halal, secondo i precetti della loro religione, e poter ricominciare a mangiare carne. Questo nel 1943 con i tedeschi, i fascisti che li braccavano. Se noi ci pensiamo, è d'attualità che ogni tanto non si riescono a gestire nemmeno mense, diciamo, di asili o scuole materne, sempre legati alla convivenza tra diverse culture e diverse religioni. Ma ci sono anche altri episodi di scambio e di integrazione culturale, soprattutto legati all'utilizzo della lingua, perché ovviamente erano molte le nazionalità rappresentate e la lingua costituiva un problema. Ho trovato la testimonianza di un comandante di distaccamento che si chiamava Franco Cingolani, che racconta che quando nel suo gruppo arrivano 2 russi che scappavano via dal nord delle Marche, dove erano stati portati dai tedeschi per costruire le fortificazioni della linea gotica, quando nel gruppo di Cingolani arrivano questi 2 russi, i primi 2 giorni li passano sotto le mura di un eremo a scrivere con del carbone parole in italiano e in russo per poter trasferirsi i primi rudimenti di linguaggio, che era poi necessario per stare nella stessa banda partigiana. Taborro, invece, che faceva il contadino prima della resistenza e poi è tornato a fare il contadino dopo la resistenza a San Severino Marche, uno dei comuni sotto il massiccio del Monte San Vicino, e non si era mai spostato da lì, quando io lo intervistavo sapeva qualche parola di russo, sapeva qualche parola di serbo-croato, sapeva qualche parola
di inglese. Questo per dire che in un certo senso è come se l'elevata rappresentazione di diverse nazionalità avesse in un certo senso favorito una sorta di costruzione di un esperanto partigiano, perché ovviamente la lingua predominante utilizzata era quella italiana, ma poi all'interno della pratica quotidiana, ecco, si scambiavano anche, anche parole e anche conoscenze di tipo linguistico. Chiudo per dire che la storia non finisce con la liberazione del territorio, che come dicevo è stato liberato all'inizio del luglio del 1944. Poi dopo il fronte si attesterà sulla linea gotica e andrà a finire poi, come sappiamo, dopo al 25 aprile del 1945, i giorni successivi. La storia che ho cercato di raccontare però, ecco, non finisce qui, perché quando intervistai Taborro chiesi a lui se sapeva dove era stato sepolto Carlo Abba Magal, perché questo corpo non si trovava, non c'era nessuna indicazione cimiteriale, mentre per gli altri partigiani sì. Taborro mi raccontò che una volta ucciso il corpo di Abba Magal era stato riportato nella sede del comando e sepolto vicino a una fonte d'acqua. Poi dopo finita la seconda, cioè passato il fronte in questo territorio, i corpi dei partigiani morti in montagna erano stati disseppelliti e portati nei cimiteri della zona. Taborro ricordava soltanto che tutti i partigiani stranieri morti nella zona erano stati seppelliti in una tomba comune, però si erano perse tracce. Facendo ricerche d'archivio, e un po' come fanno i medievisti, partendo dai cimiteri, proprio perché non c'erano notizie, ho cominciato a guardare i registri cimiteriali per vedere se c'erano nomi di stranieri. Poi ho incrociato alcune fotografie di alcuni testi usciti negli anni 60 sulla partecipazione degli jugoslavi alla resistenza italiana, fino a quando, aiutato anche da alcuni anziani del posto, ho trovato in un libro una fotografia che portava una didascalia dove c'era scritto: questa è la tomba dove sono stati sepolti i partigiani jugoslavi morti nel territorio di San Severino Marche, come dicevo prima, nel massiccio del Monte San Vicino, prima di essere spostati nel sacrario jugoslavo di San Sepolcro. Siccome Taborro mi aveva detto che gli stranieri erano stati seppelliti tutti insieme e quella foto parlava degli jugoslavi, ho cominciato a girare per i cimiteri con questa fotografia, fino a quando non ho trovato una tomba scavata a terra di una confraternita religiosa del 600, la confraterna del Corpus Domini, mi pare si chiama, e era la stessa tomba riportata nella foto. Ho chiamato il priore della confraternita, ho spiegato quello che stavo facendo, abbiamo scoperto questa tomba scavata a terra e all'interno abbiamo trovato una bara di legno intatta con la targa con la scritta Carlo Abba Magal, morto il 24 novembre del 1943, con dentro i resti. È stata organizzata una cerimonia insieme al consolato d'Etiopia e è stata apposta questa lapide nella parte monumentale del cimitero di San Severino Marche. E diciamo, questa è stata una grande soddisfazione, perché era il 2014, scrivere nel 2014 che Carlo Abba Magal, etiope, partigiano del battaglione Mario di San Severino Marche, insieme ad altri uomini e donne provenienti da tutto il mondo, è caduto per la libertà d'Italia e d'Europa nel 2014, quando il Mediterraneo progressivamente stava trasformando e si è trasformato in un cimitero, diciamo, è un modo per raccontare una storia non solo europea, non solo italiana, non solo europea, ma una storia di resistenza che ha coinvolto popolazioni provenienti da tutti i continenti, anche dall'Africa, così come hanno fatto Lorenzo Teodonio e Costa per Razza Partigiana, così come è stato fatto anche da Vumindue, che ha ripreso la storia di Italo Caracul, perché sono diverse e vanno cercate ancora le storie
come i tirailleurs in Francia che provenivano dal Senegal, ma da altre nazioni, le storie di partigiani africani che hanno combattuto in Europa e che hanno rischiato di morire o sono morti per la libertà degli italiani e degli europei. Questo è un campo, secondo me, che merita di spendersi dal punto di vista della ricerca, cioè merita azione e merita ricerca. Come ho detto all'inizio, e chiudo, il metodo che mi sono dato era di assoluta circolarità. Ogni volta che ho trovato un pezzetto nel corso della ricerca, l'ho sempre condiviso, non solo attraverso altri studiosi di storia e storici, ma anche attraverso iniziative pubbliche, come questa della scopertura della lapide. E proprio in quest'ottica, insieme a Vumin 2, abbiamo organizzato un seminario di scrittura che abbiamo fatto a Macerata, al Centro Sociale Sisma, che l'ha ospitato, su alcuni documenti che mi avevano portato poi a rinvenire la bara con dentro Carlo Abbamagal. Per promuovere questo laboratorio di scrittura sono state messe online sul blog JAP le fotografie che abbiamo visto che ritraevano i partigiani con in mezzo a loro anche i somali e gli etiopi. E queste fotografie sono rimaste in rete, tuttora si trovano in rete e hanno cominciato a girare fino a quando nel settembre del 2017 mi è arrivata una mail da Londra con questa foto che era stata scaricata da JAP con il volto di Aden Shire quadrato. Nella mail c'era scritto buongiorno dottor Petracci, in italiano perfetto, mi chiamo Sukri Aden Shire, sono la figlia di Aden Shire Jama, il partigiano somalo ritratto nella fotografia che le allego. Vorrei venire nelle Marche per conoscerla e per conoscere il territorio dove mio padre ha combattuto durante la resistenza. Io ovviamente sono sprofondato sulla sedia perché realmente questa fotografia erano 20 anni che me la portavo dietro, ma mai avrei pensato che un giorno la figlia di uno di quei volti che avevo osservato per centinaia di volte mi avrebbe potuto contattare. Sukri è venuta nelle Marche insieme al marito Omar e ha partecipato anche a delle iniziative sul 25 aprile. Questa è una fotografia che la ritrae insieme ad Omar intorno a un monumento dedicato a un partigiano del battaglione Mario morto durante un'azione, durante uno scontro, un feroce rastrellamento che c'è stato nella zona, che poi è lo stesso rastrellamento che ha visto morire i due somali Mohamed Raghe e Tour Nour, un'iniziativa organizzata dall'ANPI della zona tutti gli anni, e nota particolare era il 25 aprile del 2018, 2 mesi dopo che nella mia città, in questa provincia dove è avvenuta questa storia, c'è stato il primo attentato terroristico, diciamo, dell'Italia di questi anni, fatto da un neofascista nei confronti di 6 giovani africani. Come sapete tutti, nel febbraio del 2018 c'è stato un neofascista che qui in città è partito una mattina in macchina con una pistola e ho cominciato a sparare a caso verso i neri che incontrava per strada. Fare un 25 aprile insieme alla figlia di un partigiano somalo nello stesso territorio è stato anche questo motivo di grande soddisfazione. Online è disponibile l'intervista che abbiamo fatto a Sukri in occasione di un'iniziativa proprio fatta il 25 aprile del 2018. Ultima fotografia, il 25 aprile del 2019, cerimonia ufficiale organizzata dalla prefettura, dalla provincia, da tutti i sindaci, a parlare in uno dei discorsi ufficiali è questa giovane ragazza somala che è Kafia Omar, che è la nipote di Aden Shire Omar. E io posso garantirvi, e chiudo, che la fatica fatta in 5 anni di ricerca, perché tanto è durata, è stata ripagata dal momento in cui ho sentito la voce di questa ragazza raccontare del nonno, partigiano in Italia, nonno che lei non aveva mai conosciuto perché è morto nel 1973 dopo un periodo passato in carcere in Somalia, perché dopo la decolonizzazione
aveva cominciato una carriera politica, probabilmente anche sulla scorta dell'esperienza di democrazia diretta che aveva fatto in Italia durante la Resistenza, era diventato anche ministro in Somalia della giustizia e della religione. Poi dopo il colpo di Stato di Siad Barre è stato imprigionato e è morto. Quindi Kafia non aveva mai sentito parlare del nonno se non attraverso i racconti della madre Sukri, e poterlo ascoltare di fronte, diciamo, a tante persone durante una cerimonia ufficiale è stato un momento anche commovente. Grazie, scusate se l'ho fatta lunga. Grazie Matteo, grazie davvero. È stato molto bello attraversare tutta questa storia e vedere anche le facce dei protagonisti. Questo che è una cosa che spesso nei racconti storici manca. Io prima di tutto ricordo a tutti che possono alzare la mano e prenotarsi per domande e osservazioni. Mi prendo qualche minuto per fare alcune osservazioni. In realtà ho scritto una marea di appunti. Ho trovato questa presentazione veramente densa di spunti di riflessione, sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista della metodologia. Diciamo che secondo me il lavoro di Matteo è importante prima di tutto perché fa vedere come la realtà, anche la storia, che poi è il racconto della realtà, sia molto più complessa di come siamo abituati a concepirla. Questo è molto evidente per una serie di punti di vista per quanto riguarda la storia dell'Italia contemporanea, ma non soltanto dell'Italia e non soltanto dell'età contemporanea. La storia della Resistenza è una storia che aveva già dimostrato quanto fosse necessario scavare quando già ormai alcuni decenni fa si era cercato di vedere, far emergere la complessità di genere della Resistenza, quando si è iniziato a smettere di pensare alla Resistenza solo come una questione di persone, di genere maschile che hanno preso il fucile. Per il momento uso il termine complessità perché poi vorrei chiedere una riflessione a Matteo sull'opportunità di usare cosmopolitismo o internazionalismo, visto che gli hai usato soprattutto internazionalismo, però ci confrontiamo anche col termine cosmopolitismo. La complessità, appunto, che è difficile da far emergere perché sono più facili, sono più fanno più egemonia le storie meno complesse, le storie piane, come la storia anche della Resistenza, ma in generale più per quanto mi riguarda, per le ricerche che faccio, anche la storia dell'Italia repubblicana. E la complessità è da andare a cercare, quindi ragionare sul cosmopolitismo, sull'internazionalismo, sulla convivenza di persone che sono portatrici di storie differenti, o con la coazione di persone che sono portatrici di storie differenti, deve essere, secondo me, un po' una, come ricercatori, ricercatrici di diverse discipline, un po' una direzione che si deve sempre tenere in considerazione. E se questa complessità non emerge subito, provare ad andare a cercarla. La Resistenza è una storia di persone bianche, sino a quando Matteo continua a interrogarsi su quella fotografia, quindi su chi sono quelle persone. È una storia difficile da, non solo questo è un esempio di come sia difficile restituire complessità alla storia, perché i rapporti di forza nella storia portano al fatto che chi si trova in una posizione non dominante viene silenziato. Questo è un termine, è una questione su cui si riflette tanto. Venire silenziato vuol dire avere meno possibilità di lasciare
tracce evidenti di se stessi, quindi di lasciare diari o di lasciare testimonianze orali, magari si lasciano anche come le ultime due storie che hai raccontato ci dimostrano. Le figlie sapevano, la figlia sapeva la storia del padre, la nipote tramite il racconto familiare sapeva la storia del nonno. Però quelle voci rimangono fuori dal radar molto spesso di chi si interroga sulla realtà. E invece è importantissimo cercare di problematizzare il proprio radar e quindi di andare a cercare e di cogliere tutti quei segnali che ci possono essere, come le foto in questo caso, per ampliare la comprensione della realtà. Questa è una cosa. L'altra cosa che mi è piaciuta molto è l'idea del cosmopolitismo o dell'internazionalismo in fieri, cioè si fa una scelta partigiana, si ritrova in un battaglione molto articolato dal punto di vista delle storie, delle lingue, delle credenze o non credenze religiose, e si esce da quella storia sapendo altre lingue, avendo idea di come ci si può confrontare con persone che non sono quelle con cui ti sei confrontato sino ad adesso. Allora, a prescindere da come lo vogliamo chiamare, diciamo che si tratta di uno status non dato, ma uno status che è figlio di una formazione. Ultima questione, che qui in realtà sarebbe centrale, a me piacerebbe moltissimo chiederti se prima o poi, possibilmente in presenza, potessi tornare per fare un laboratorio con gli studenti di metodologia storica proprio. Perché il problema delle storie da far emergere, da far rientrare dentro il radar, è anche un problema di cercare le fonti giuste. Perché io non credo che le fonti che molto spesso sono le fonti su cui si fa la storia istituzionale non ci possano dire niente, tanto che tu stesso, io stessa, ci siamo trovati a mettere le mani nelle fonti dell'archivio storico del Ministero degli Affari Esteri, quanto più di istituzionale possa esistere. Ovviamente lì si tratta di interrogare magari gli inventari in maniera cercare di capire dove può essere quella risposta alla domanda che stai facendo. Però molte cose non vengono solo da quegli archivi. La sequenza delle fotografie, la ricostruzione del perché, cioè quella disposizione in quelle fotografie, in una fotografia, in un'altra c'è, cioè in un'altra, e cercare poi di interpretare è una questione centrale. Quindi le fotografie, gli archivi privati, quelli fotografici e non necessariamente fotografici, le fonti orali, questo tuo continuo tornare a confrontarti con i protagonisti di questa storia, i giornali che hai utilizzato per capire il contesto, e poi qui mi rivolgo alle studentesse e agli studenti di storia che sono collegati, l'importanza di studiare prima appunto questo contesto. In almeno due casi tu hai saputo, anzi soprattutto per la prima fotografia, hai saputo dare un'indicazione cronologica che era basata sulla tua conoscenza dei momenti dell'evoluzione della resistenza e dello spostamento delle linee, ma in diversi casi tu vedevi qualcosa, cercavi di capirla, per capirla ti allargavi e quindi facevi riferimento a una conoscenza più generale. Quindi metodologicamente secondo me è un tipo di lavoro e di presentazione straordinaria, quindi quando ci potremo muovere ti chiederò di farlo, insomma di provare a fare un laboratorio se ti va. Finisco qui perché vedo ci sono diverse mani alzate. Non so se ti ripasso la parola e poi prendiamo il... Come vuoi, io brevemente, cioè rispetto a ciò che tu hai sottolineato e evidenziato, io ho utilizzato più il termine internazionalismo perché in un certo senso, adesso Mario De Panger era internazionalista, la banda, nonostante nell'Italia centrale le bande siano state meno politicizzate rispetto alla seconda fase della resistenza, perché
qui la resistenza è durata soltanto 10 mesi, quindi il processo di politicizzazione è stato, diciamo, ridotto, però la banda guidata da De Panger, il battaglione Mario, che aveva raggiunto anche oltre i 200 partigiani tra donne e uomini, perché c'erano anche una quarantina di donne, e qualcuna faceva anche la partigiana armata, c'erano anche quattro sorelle, c'erano, facevano solo le staffette. E no, questo per dire. L'ho detto male, ma non intendevo quello. No, no, non mi riferivo a te. No, no, volevo agganciarmi a quello che dicevi tu anche rispetto al racconto che viene fatto della resistenza, no? Adesso, se uno volesse andare a livello di fiction, immagina, che ne so, il ruolo di una donna nella resistenza in una fiction è la staffetta o l'infermiera. Invece no, noi nelle Marche, tra Umbria e Marche, come comandante abbiamo avuto anche Valchiria Terradura, cioè che già dal nome, diciamo, no, era Valchiria Terradura era una donna che comandava una squadra di 8 uomini, e questi 8 uomini facevano quello che Valchiria Terradura diceva, e erano 8 uomini che erano cresciuti durante il fascismo, educati a considerare la donna un angelo del focolare adatta per la riproduzione, la pulizia e la cura domestica, e si sono ritrovati durante la resistenza a essere comandati da una donna. Cioè, questa, la resistenza è anche una grande palestra di democrazia in un tempo brevissimo, anche perché in queste persone sono avvenute delle trasformazioni mentali in tempi veramente rapidi. Taborro, un nero, non l'aveva visto mai, aveva frequentato le scuole italiane e a scuola era obbligatorio acquistare la difesa della razza. Quindi Taborro, la sua immagine che aveva di un nero, ce l'aveva costruita sull'immagine, era nato nel 1924, quindi ce l'aveva costruita su quello che il fascismo aveva trasmesso nella sua testa. Quando si è trovato davanti un nero, cioè, non si è posto nessun problema. Per questo dicevo prima, e come, grazie che l'hai sottolineato tu, cioè, è nella pratica che poi le complessi, cioè, questi non è che arrivano a fare i partigiani avendoci dietro una visione ideologica strutturata, se la costruiscono lì, tranne De Panger, i commissari politici, ovviamente, coloro che erano stati in Spagna, quello è chiaro, però i più giovani sono arrivati lì e hanno nel quotidiano, nella pratica quotidiana, cioè, hanno innescato una trasformazione mentale nel loro modo di pensare, in quello che era stato trasferito loro, in un tempo veramente velocissimo. In questo senso è stata una grande palestra di democrazia anche per la trasformazione, diciamo, delle donne e della visione del ruolo femminile nella società. E però, ecco, dicevo, io ho utilizzato internazionalismo perché questo erano nelle lettere che poi scriveranno dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che in qualche caso ho ritrovato, che si scambiavano in occasione di anniversari, eccetera. Cioè, a quello si faceva riferimento. Era anche ovviamente un altro periodo storico, però, cioè, uno come De Panger, che era nato nel confine orientale, probabilmente in tra il 1900, cioè, quello è passato da essere suddito dell'impero austro-ungarico, poi suddito del Regno d'Italia, e poi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale la scelta di optare per l'Italia. Cioè, De Panger era cresciuto ovviamente subendo il confine, non vedendo il confine come un'opportunità legata all'esclusività. Noi, loro, questo è nostro, questo è loro. De Panger aveva subito il confine, nel senso che per lui il confine era la Prima Guerra Mondiale, era l'italianizzazione forzata, cioè il confine era quello, era il simbolo di un dominio, non era un'opportunità. E poi, ecco, De Panger era internazionalista, nel senso che per lui è vero che italiani, sloveni, montenegrini, francesi, russi, inglesi erano tutti uguali, ma erano tutti uguali nella misura in cui appartenevano tutti alla stessa classe sociale, perché De Panger non vedeva l'altro
che ne so, nel serbo-croato. De Panger vedeva l'altro nel suo datore di lavoro austro-ungarico e poi italiano. Quello è, cioè, il padrone era l'altro, non era quello che stava, diciamo, a 100 metri dal confine perché parlava un'altra lingua o c'aveva un'altra nazionalità nei documenti. Sui documenti, veloce, come dici tu, il documento, il linguaggio dei documenti va decostruito, perché nessun documento è mai neutro, nemmeno una lettera è mai neutra, figuriamoci il documento prodotto da un funzionario comunale o da un funzionario di polizia. Chi scrive trasferisce nel linguaggio che utilizza la propria visione del mondo, quindi sottolinea alcuni caratteri, ne mortifica altri. Non è un'operazione neutra scrivere un documento o scrivere una lettera. Ti ringrazio ancora e chiudo per l'apprezzamento della metodologia utilizzata, e sono convinto con te che è possibile partire da quello che abbiamo di fronte per poi trasferire attraverso un processo di dialogo continuo tra microstoria e macrostoria, trasferire la microstoria nel campo della macrostoria e poi riportare la macrostoria nel campo della microstoria, perché l'una e l'altra, cioè, non sono due discipline diverse, è ricerca storica, ma questo dialogo tra microstoria e macrostoria permette di, secondo me, illuminare di più i documenti, di approfondirli di più, di sviscerarli di più, di farli parlare di più, di raccontarci di più. Grazie. Gianluca, vado io dalla sì, parte. Sì, vai pure, tanto c'è Tomas, è il primo che si è prenotato. Ciao, buonasera a tutti. Mi sentono? Sì. Prima di tutto vorrei ringraziare il professore Petracci per la lezione, e anche vorrei approfittare da dire, chiedo scusa per il mio italiano che non è ancora perfetto, però io vorrei dire anche che professore Petracci, io l'ho sentito parlare di questa storia la prima volta all'Università di São Paulo in Brasile nell'aprile del 2019. Io lo sapevo già, scusate se interrompo. Lettere. È internazionalista il professor Petracci. A quell'epoca la storia già mi aveva stupito molto. La storia è già fantastica, il lavoro che lei ha fatto è incredibile. Io come storico sono rimasto senza parole quando ho sentito la prima volta, e adesso un'altra volta ho sentito tutto con molto piacere, e io oggi sono uno dottorando qua all'Università di Cagliari e lavoro con la fotografia. Le immagini sono una dei miei fonti di lavoro, proprio un lavoro che usa la fotografia dentro della stampa in un periodo specifico della storia brasiliana, la seconda metà del XX secolo. Io comunque vorrei, io ho diverse cose da domandare, però sceglierò una al massimo due. La prima è una cosa che ho pensato alla fine della spiegazione, quando lei ha parlato degli scambi di lingua, la difficoltà, i problemi che esistevano lì. Non lo so se lei ha già ragionato su questo, ma mi è venuto in mente che forse la fotografia come un testamento iconografico è stata usata proprio come un testamento che non è stato fatto in una lingua da scegliere, in italiano, in russo oppure qualsiasi altra, ma la fotografia può essere letta da tutti come
È un documento che va oltre tutte le lingue, quindi questa è una prima cosa. L'altra è quasi un consiglio, una richiesta di un consiglio. Io sono rimasto incuriosito da sapere quali sono stati i riferimenti teorici, metodologici che lei ha usato per ragionare su questo aspetto discorsivo delle fotografie, come in che modo il gruppo partigiano ha ragionato e riflettuto su come usare la fotografia in un senso narrativo, qual è stata l'intenzionalità dietro di quest'uso che lei ha sottolineato come un testamento iconografico. Quindi lei come ricercatore, come storico, lavorando con le fotografie, quali sono i riferimenti teorici usati? Come questa è una curiosità, più una richiesta di aiuto quasi. Come, non lo so se mi hai spiegato bene, però. Perfettamente. Grazie mille. Posso rispondere, Valeria, o preferite raccogliere le domande prima? Se ce ne sono altre, ovviamente. Magari Vale, non ti sento, non so se volete, io più che una domanda avevo una considerazione, quindi non so se vedo che c'è un'altra mano alzata. Lorenzo Teodonio, se, come preferisci tu, insomma, Matteo, se vuoi. Ma io allora, se Lorenzo ha pazienza, che saluto intanto, vorrei rispondere a Tomas. Sì, d'accordo, d'accordo. Ma velocemente, allora, mi ha fatto molto piacere sentirti e sapere che stavi a San Paolo nel 2019. Non so se a San Paolo eri uno studente della professoressa Elisabetta Santoro, alla quale ho scritto anche stamattina, perché poi dopo con lei sono rimasto in contatto. No, veramente questa cosa mi ha emozionato, perché non l'avevo detto, però diciamo questa storia è uscita anche dai confini nazionali, né? Ci sono uscite, c'è una radio in Svizzera, se ne è occupata un po' in Germania, e quindi ha ritrovato il carattere internazionale cosmopolita, diciamo, per quanto riguarda la tua riflessione sull'immagine come volontà di fare un testamento leggibile per tutti, al di là delle lingue, io ti faccio i complimenti per l'interpretazione e la suggestione, perché mi sono venuti i brividi ascoltandoti, e non lo dico con retorica, io non ci avevo pensato, nel senso che è una possibile spiegazione tra le varie spiegazioni da fornire sul perché queste fotografie sono state nascoste con tutti i rischi del caso. Ci può stare anche la tua interpretazione, perché è la più l'immagine è quella immediatamente comprensibile, al di là delle lingue, al di là degli alfabeti. L'ultima cosa, prima di specificarti che non sono professore, questo lo dico per non incappare, cioè nel senso non sono un professore, sono uno studioso e faccio ricerca, ma non sono professore, nel senso non ho mai fatto il concorso, non. Però ecco, per quanto riguarda invece le fonti di approfondimento sulla fotografia come fonte storica, ti chiedo la cortesia, se puoi segnarti la mia email, te la lascio, è matteopetracci77 al numero, @gmail.com. Se vuoi mandarmi un'email, io lì avremo modo, diciamo, di confrontarci, e posso anche indicarti alcuni dei testi che io ho utilizzato per maneggiare quelle fotografie dal punto di vista delle possibili interpretazioni. Grazie mille Matteo. Grazie, grazie a te. Allora, io non so, darei la mia, si tratta più di una considerazione, quindi forse darei la parola a Lorenzo se vuole intervenire con la sua domanda.
Allora, buonasera, aspettate, attivo la videocamera, eccoci, salve, buonasera a tutti. No, il mio era un intervento, in realtà più che una domanda, un ringraziamento a Matteo che parla sempre bene di Razza Partigiana, che è il libro che io ho scritto insieme a Carlo Costa, che appunto ha indagato la vita di Giorgio Marincola. E diciamo come suggestione, semplicemente come intervento, potrei dire che anche noi in fondo siamo partiti da una foto, perché c'era la foto del corpo di Giorgio Marincola in numerosi libri sulla resistenza nella Val di Fiemme, e ogni volta c'era una didascalia diversa, e diciamo infatti il vero pregio del nostro libro è sostanzialmente aver corretto tutte le didascalie, perché di volta in volta, a seconda del libro su cui era pubblicata questa foto, c'era una didascalia, diciamo, girata a quell'epoca, a quelle temperie. A noi ci colpì un libro uscito negli anni 70 in cui Giorgio Marincola diventava una specie di Black Panther ante litteram, oppure e nei libri successivi a un certo punto era stato identificato lui, ma non si riusciva bene a capire che ci faceva, perché per esempio aveva il classico tatuaggio degli internati, quindi era un po', insomma, una foto che nessuno riusciva un po' a capire che era. Nel primissimo libro, mi pare negli anni 60, si diceva un medico sudafricano. Insomma, diciamo che il ruolo della fotografia in questi libri partigiani è molto interessante. Poi, tra l'altro, noi con Marincola e poi Mitacci abbiamo avuto anche la possibilità di indagare un po' la resistenza urbana, che chiaramente è tutto un altro contesto rispetto a questa resistenza, diciamo, di montagna-campagna. È chiaro che, ad esempio, della resistenza, a maggior ragione quella romana, che appunto è quella in cui ha combattuto Giorgio, appunto poi Giorgio, col fatto che appunto era di colore, ancora più complicato sarebbe stato fargli delle fotografie durante l'epoca, diciamo, della resistenza di città. E però questa cosa della foto come strumento, secondo me è molto utile sottolinearlo, perché nelle retoriche poi si dice sempre che i partigiani sono morti per l'Italia, sono morti per noi. In realtà i partigiani sono morti perché non volevano morire, cioè sono morti con l'idea che loro avrebbero costruito questo paese o il loro paese. Per esempio, nel caso di Marincola non sappiamo se poi sarebbe andato in Somalia o sarebbe rimasto in Italia. Secondo me, nella volontà di lasciare una foto, c'è anche la loro voglia di ricordarsi poi, diciamo, nella fase successiva della vita che loro ipotizzavano, oltre la resistenza, di avere un ricordo del loro periodo. Insomma, io vedrei anche questa possibilità, anche perché appunto nella resistenza di città invece questa parte di memorialistica è più difficile da produrre. Anche gli stessi diari, in realtà le cose che per esempio abbiamo trovato scritte di Giorgio durante la resistenza sono tutte nell'epoca successiva, quando dopo Roma è andato a combattere nei dintorni di Roma, dove in un contesto veramente un po' più semplice e meno clandestino poteva anche permettersi di poter scrivere e portarsi con sé sia foto sia testi. E detto questo, grazie, e grazie Matteo, a presto. Grazie a te, Lorenzo. Scusa Matteo, mi inserisco un momento per dire prima di tutto che Lorenzo Teodonio è uno dei due autori del libro Razza Partigiana, qui ho messo il link al sito, da cui è stato poi tratto il reading con cui abbiamo aperto, insomma, quei due minuti che avete sentito venivano esattamente da là. Quindi sono molto contenta di aver sentito anche Lorenzo. Grazie Valeria, a presto, prima o poi ci conosceremo. Bene, non so, pare che non ci siano altre domande, quindi allora io ti ringrazio per il bell'intervento, è stato molto bello, un sacco di stimoli, un sacco di spunti, di riflessione e così via, poi anche il modo che hai avuto di raccontarlo, c'era da stare attenti, mettiamola così. E, insomma, uno di questi spunti di riflessione che un pochino ha catturato la mia attenzione è dovuto al fatto che io negli ultimi tempi mi sto occupando di una questione che è quella del... io sono di Macomer, non so se hai sentito questo nome nel passato recente, più precisamente da un anno, dove hanno aperto un CPR. Uno di questi spunti di riflessione viene proprio da quando hai parlato di quelle baracche etiopi, baracche di etiopi a Napoli, no? Che quindi è fondamentalmente
la creazione di un dispositivo di segregazione, quella che possiamo definire come una sorta di eterotopia, questi spazi chiusi col filo spinato, isolati completamente dal resto, come hai detto appunto, che si trovavano a qualche centinaia di metri dai limiti, dei confini dell'abitato della città di Napoli. In più tutta una serie di dinamiche, insomma, che vedono che il prefetto di Napoli scrive anche, insomma, poi questa mostra che era stata pensata per produrre economia. Ecco, questo spunto a me mi ha fatto un po' riflettere su come questa forma, diciamo, di segregazione, che da un lato è discorsiva ed è simbolica, perché fa riferimento a quelle che erano le leggi razziali del periodo, ma dall'altra è fisica ed è materiale, perché è la vera e propria istituzione di uno spazio altro, di uno spazio al di fuori, anche se di poco, della città, e anche al di fuori della visibilità urbana, mettiamola così. È curioso come questo pattern di produzione dello spazio si ripeta. Si ripete nel tempo, si è ripetuto non soltanto nel 42, nel 43 e oggi, ma si è ripetuto dal 43 a oggi nella costruzione di questa tipologia di spazi, e si ripete soprattutto la costruzione dello stigma e la trasposizione di questo stigma in strutture spaziali, in elementi che sono poi fortemente incisivi sul territorio, no? E quindi, insomma, ho trovato questo spunto come interessante, tra l'altro magari anche per poter approfondire io stesso questa prospettiva. E poi anche attraverso le foto che ci hai mostrato, foto che, come l'hai definita tu, questa potenza iconografica che si è conservata, no? Che è emblematica simbolicamente del tema dell'inclusione e dell'esclusione, e mi ha fatto riflettere molto quella foto che hai fatto vedere, o meglio quelle due foto dove prima un personaggio appariva, appariva dietro e poi è apparso, quindi era apparso. Di nuovo ancora il tema della visibilità. Quindi, insomma, pare che proprio ci portiamo dietro, anche se non lo vogliamo ammettere, insomma, voi lo sapete molto meglio di me, queste forme di pensiero, di stampo, di matrice coloniale che si ripetono in questa creazione che è banale, che è quotidiana, che è semplice fondamentalmente, di dispositivi spaziali, siano essi visibili o invisibili, siano essi simbolici o fisici, che sono sempre, diciamo, sono più o meno istituzionalizzati, ed è forse anche per questo che si vedono o non si vedono. E ancora più curioso per me è stato il fatto di trovare, diciamo, queste relazioni nell'ascoltarti tra questi spazi e lo spazio della mostra, ovvero uno spazio che in un certo qual modo questo tempo e questi luoghi li cattura e li ghiaccia in un certo qual modo. Questi luoghi rimangono lì, segregati all'interno di una mostra che è fatta sì per essere visibile, ma poi allo stesso tempo, quando la mostra chiude, diventa inevitabilmente, scompare, mettiamola così. E, insomma, delle foto, delle immagini che raccontano tanto, diciamo, di allora quanto di oggi, in un certo senso. Quindi sono rimasto piacevolmente sorpreso e, insomma, anche coinvolto da questa cosa. Quindi grazie per tutti gli spunti. Grazie a te, Gianluca. Io, se posso, oltre a dirmi d'accordo con tutto quello che hai detto, una cosa che a me ha aiutato molto rispetto a la lettura degli spazi e della distribuzione degli spazi e della realizzazione di isole per i diversi, è stata la precedente ricerca che avevo fatto sull'utilizzo dei manicomi durante il fascismo come strumento di repressione politica. Questo perché il manicomio, dal punto di vista proprio della locazione, dal punto di vista spaziale, sin da subito viene pensato come un'isola all'interno del territorio, differentemente da altre situazioni da istituzione totale. Il manicomio quando cominciano ad essere costruiti, vengono costruiti non troppo distanti, ma non troppo vicini alle città, perché la diversità in quel caso non doveva essere messa in mostra, non doveva essere vista, e quindi bisognava tenerla un po' lontano. Nel caso della mostra d'Oltremare,
Invece ci sono, secondo me, due elementi spaziali che tu giustamente hai sottolineato. Cioè, chiaro che l'area dell'esibizione era contigua all'area del confinamento, ma è perché magari diciamo quello che veniva accettato dal punto di vista spaziale era l'immagine che allora si aveva delle popolazioni assoggettate, cioè dovevano, ecco, stare lì con le lance, le frecce, a fare i balli, dovevano riprodurre l'immagine che era stata, come posso dire, costruita su di loro e che doveva essere diffusa, che era anche un obiettivo politico. La loro quotidianità vera, la loro quotidianità vera, le possibili relazioni affettive, la carezza di una madre o di un padre verso un bambino, la loro quotidianità, proprio la vita vera, quella restava circondata dal filo spinato. Quello che veniva accettato e quindi incluso all'interno della mostra era la rappresentazione delle popolazioni colonizzate così come doveva essere rappresentata, appunto, spazio per una visione diversa, credo che non aveva cittadinanza, per così dire. Perfetto, grazie Matteo. Grazie. Io chiederei se ci sono altre domande. Sì, stavo proprio dando un'occhiata, ma vedo c'è il professor Cattedra nella parte bassa dello schermo e non vedo altre domande. Quindi penso abbiamo fatto anche un po' tardi, non lo so, se non ci sono altre domande direi due parole per concludere questa bella presentazione di Matteo Petracci. Allora, grazie Matteo per veramente tantissimi spunti, l'hanno detto Valeria e anche le altre persone che sono intervenute, veramente molto bello, e trovo anche interessante in queste strane coincidenze che poi il tuo intervento sia stato quello finale di questo primo ciclo di seminari, e poi dirò perché in qualche maniera. Prima di tutto, insomma, mi sono emozionato anch'io in questo tuo racconto, penso anche come molte persone per come ce l'hai portato a termine, per come ce l'hai argomentato. Un primo punto sul quale mi piaceva soffermarmi, che hanno richiamato Tomas e anche Valeria e Gianluca prima, è quello proprio dell'uso della fonte fotografica, no, che hai richiamato tu. È semplicemente una notazione, cioè come per esempio il senso che ha una fotografia quando viene realizzata, per esempio quelle che mostrano i neri con le frecce, quelle di stampo antropologico classico di tipo coloniale, allora è l'uso o l'interpretazione, il senso di questa fotografia oggi, no? Questo è interessante. Che finalità e come veniva presa quella foto allora e come viene presa oggi, a differenza invece delle altre foto che ci hai mostrato, di queste, come le hai chiamate tu, di questi testamenti fotografici che riprendono i partigiani, che forse rispetto alla cui interpretazione forse oggi non c'è questa distanza rispetto all'altra, no? È una ipotesi, me lo chiedo così, però è molto interessante tutto questo. E volevo a questo punto, a questo proposito, ricordare che proprio qualche anno fa noi abbiamo organizzato un seminario, diversi incontri qui a Cagliari nel dipartimento precedente nel quale eravamo, dedicati a un fotografo, erano incontri sul fotogiornalismo, ricordo di Mario Dondero, che non è molto lontano dalle tue parti, che era un grande amico dei gagliaritani che abbiamo conosciuto bene quando è venuto qui, e gli abbiamo dedicato insomma anche un ricordo dei suoi amici qui a Cagliari, invitando anche Uliano Lucas, che è stato per molti anni suo amico. Mario Dondero è stato anche giovane partigiano e quindi c'è tutto un rapporto con la fotografia molto interessante, e Uliano Luca aveva presentato proprio in quei giorni, era il 2016, nell'aprile del 2016, il suo ultimo libro scritto con Tatiana Agliani, La realtà e lo sguardo, e sul fotogiornalismo in Italia e quindi sulla storia della fotografia, in particolare nella stampa, per arrivare oggi alla fotografia digitale, però
abbiamo tutto un rapporto con la fotografia. Questo è molto interessante, quindi oggi chiudiamo rispetto al discorso che è venuto fuori in questo ciclo di seminario anche con la fotografia. Più che chiudiamo, apriamo una grossa parentesi su tutto questo. Questo è un primo punto. Secondo punto che volevo segnalare, l'ha già ricordato Gianluca, in realtà, ed è, non so come dire, non sono uno storico, però questa continuità nella storia fra questa situazione per cui, che hai raccontato benissimo, in questa Villa Spada, nella quale c'erano delle donne bianche in stato di prigionia per un certo momento, e poi questa villa, per come ce l'hai raccontato, viene dismessa perché non ha più la situazione igienico-sanitaria che permetterebbe di accoglierci delle persone, e poi viene riutilizzata per chi? Per gli ultimi arrivati delle popolazioni nere che stanno lì. E questo mi fa pensare a quanto ancora oggi abbiamo tutto un discorso e tutta una serie di interessi economici legati all'accoglienza, chiamiamola così, delle popolazioni che sono arrivate o che arrivano oggi in Italia, e quindi a tutta questa, come dire, panoplia di forme diverse di centri d'accoglienza, e anche alle speculazioni fatte su questo tema, e quindi situazioni di degrado dove vengono accolte delle persone. Quel tuo esempio ci riporta oggi. Così come il discorso del prefetto di Napoli che ci ha ricordato del 1942, in cui si dice: bah, abbiamo la popolazione sotto le bombe, che non ha niente, che vive la fame, e poi a questi ultimi, a questi arrivati dall'Africa, gli diamo una diaria. E questo mi sembra che l'abbiamo sentito fino a pochi giorni fa con i decreti sicurezza in Italia, sono le stesse parole. Quindi questo mi riallaccio a quello che raccontava un po' Gianluca, questo mi sembra un altro tema importante. Il terzo e ultimo tema che mi sembrava molto interessante e che ci ha illustrato proprio attraverso la tua propria esperienza, per come ci hai raccontato questa storia, un approccio che è quello a cui tutti siamo molto legati, tutti di questo seminario siamo molto legati, ed è nella fattispecie quello della public history, o diciamo della dimensione pubblica delle scienze sociali. Io posso parlare per la cosiddetta geografia pubblica, cioè un impegno in qualche maniera che ti ha portato a riscoprire i resti di una persona che aveva dato la vita per l'Italia in qualche modo, e la dimensione territoriale e sociale di tutto questo. Quindi uno storico che esce dagli archivi e quello che ci racconta lo porta nella società come testimonianza. È una delle possibili, come dire, declinazioni di questa dimensione della public history, che non ne vuol dire solo divulgazione, ma che è una cosa ancora più complessa e diversa. E quindi questo seminario è stato costruito proprio nella sua, come dire, nelle note attraverso cui l'abbiamo lanciato, in questa dimensione impegnata, engagée, potremmo dire in francese, per usare un vocabolario gramsciano potremmo dire organica in qualche maniera, va bene? Quindi che rimette la storia nel contesto di chi la fa e l'ha fatta, e questo è molto bello. Anche la riscrittura e tutto l'impegno anche con Wuming 2, eccetera eccetera, questo mi sembra molto interessante, insomma, e volevo sottolinearlo, mi sembra molto 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 interessante. Per ultima cosa, mi sembra che attraverso questo seminario, e ti volevo fare una domanda ma non so se abbiamo il tempo, mi sembra che con questo tuo racconto tu ci abbia anche testimoniato di come potresti scrivere un romanzo su tutto questo, e quindi si potrebbe aprire un altro dibattito molto interessante, caro anche al collega, per esempio, Luciano Marrocco, con cui ha studiato Valeria, che scrive dei romanzi storici su questo periodo coloniale in particolare. Quindi come la letteratura, in qualche maniera un dibattito attuale, come la letteratura possa essere anche un mezzo per raccontare delle cose quando lo fanno anche gli scienziati sociali. Ma non voglio aprire il dibattito, voglio lanciarla lì così. Quindi per chiudere, veramente penso che in tutti questi interventi, ricordo allora dall'intervento di Gianluca Gaias, geografo, che ci ha parlato sulla città cosmopolita e sulle situazioni di cosmopolitismo urbano, ci ha parlato delle sue fonti, delle osservazioni sul campo, delle interviste informali e di come
la dimensione multimediale possa essere utile per raccontare tutto questo, il video, il sonoro, eccetera, di come siamo andati a guardare all'interno degli archivi e delle lettere private che ci parlavano della Napoli nel 400 con Giuseppe Seche, di queste reti commerciali scoperte attraverso gli archivi, di come Monica Mereu ci ha parlato di Teheran, di questo quartiere attraverso che cosa? Attraverso le interviste realizzate con i personaggi che sono ancora viventi, di come anche Alessandro Porraci ha parlato delle sue interviste e così via, e di questa molteplicità di fonti di cui ci hai raccontato tu. Quindi chiuderei semplicemente, a meno che non abbia qualche altra parola tu da dirci in conclusione, ricordando e ringraziando anche tutte le persone che hanno partecipato, quindi Gianluca Gaias, Monica Mereu, Giuseppe Seche, Matteo Petracci, Alessandro Porrà prima di lui, e dei colleghi che da altre università si sono collegati. Ringrazio a nome degli organizzatori di questo seminario e quindi Valeria De Plano, Gianluca Gaias, Eleonora Todet, anche i colleghi del seminario del progetto di ricerca Narrami sulle minoranze, e volevo ringraziare quindi Nicola Melis, il collega del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Giulia Valsecchi dell'Università di Bergamo, Eleonora Todde e Tina Maraucci e Valeria in questo caso, per aver fatto da discussant, insomma, in tutti questi incontri che si sono susseguiti dal mese di ottobre fino ad oggi. Con oggi chiudiamo questo primo ciclo e ringrazio in particolare gli studenti che sono stati molto, insomma, ci hanno seguito dall'inizio fino alla fine, hanno anche realizzato, realizzeranno a breve anche delle relazioni su questo primo ciclo di seminari, e noi riapriremo, diciamo, con un secondo ciclo a partire da marzo. Nel frattempo ricordo semplicemente che c'è un altro seminario organizzato in particolare da collega Giampaolo Salice sulle colonizzazioni e le migrazioni nel Mediterraneo, e invito chi ci ha ascoltato, insomma, a seguire anche questi altri seminari che si terranno nelle prossime settimane. Quindi ringrazio tutti quanti, e non so se Matteo vuoi raccontarci, c'hai qualche altra cosa da aggiungere, altrimenti chiuderei qui, abbiamo fatto le 7:15. Solo per ringraziare ancora, anche per le parole che ha impiegato lei, professore, e ringrazio ancora veramente tutti quanti per l'opportunità di parlare del lavoro, e basta così. Va bene, grazie, non ci diamo del lei, ci siamo già dati del tu, però speriamo di incontrarci. Non sapevo. Dal vivo a Cagliari, oltre che a San Paolo, e magari di organizzare, come lo proponeva Valeria, una escursione su questi sentieri della resistenza dalle tue parti. Arrivederci a tutti e, insomma, ci ritroveremo nel mese di marzo. Buon lavoro a tutti quanti. Arrivederci. Arrivederci.